Una grande festa quella svoltasi all'auditorium del liceo scientifico Alessandro Volta per premiare gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che hanno preso parte al concorso Tripiciano e Caltanissetta 1913-2013 promosso dalla Proloco, dal Comune e dalla Camera di Commercio in collaborazione con la Società Nissena di Storia Patria e la Società Dandea Alighieri ed altri partner privati. Un'iniziativa volta a valorizzare la figura del grande artista nisseno Michele Tripiciano in occasione del centenario della sua morte, che ha riscontrato un grande successo e una inaspettata partecipazione, circa 1000 studenti di ben 17 istituti scolastici. Questi primi premiati per la sezione Ti racconto il Museo Tripiciano, la 5ª C dell'Istituto Antonino Caponnetto, per la sezione TG Tripiciano, News dal Museo, la Scuola Media Giovanni Verga e infine Tripiciano e Caltanissetta, Senso di Appartenenza, Amore per la Città, via Jessi Fidona dell'Istituto Juvara e Chiara Ciotta dell'Istituto di Rocco. Ad animare il Tripiciano Fest, i ragazzi del CERF che stanno seguendo lo stage del corso Organizzazione di Eventi Culturali alla Proloco. Tutte le scuole di Caltanissetta hanno partecipato con grande entusiasmo, devo dire, a questo concorso, differenziato come tema per le scuole elementari, medie e superiori, cioè a ciascuna fascia di età è stato assegnato un compito diverso. E devo dire che hanno partecipato circa 1000 alunni, con lavori di gruppo, con lavori individuali, circa 1000 alunni. È stato un compito anche un po', come dire, difficile analizzare e scegliere le opere vincitrici, perché si trattava di opere diverse, con grande differenziazione di stili, di tecniche, di temi. Però con grande entusiasmo, soprattutto abbiamo notato un grande entusiasmo nelle scuole elementari. I bambini più piccoli sono venuti al museo e hanno assorbito veramente lo spirito dell'arte di Tripiciano, ne hanno fatto qualcosa di proprio e poi hanno realizzato delle bellissime opere. Stamattina questo Tripiciano Fest e vuole ringraziare tutti gli alunni delle scuole, di cui qui abbiamo solo le rappresentanze perché non si potevano contenere 1000 alunni in questo auditorium per quanto grande, e tutte le rappresentanze delle scuole, a cui viene offerto un piccolo spettacolo, una piccola animazione fatta da un gruppo di ragazzi del CERF che fanno lo stage presso di noi, e con, come sentirete dagli applausi di sottofondo, con l'assegnazione dei premi ai vari ordini di scuole, ai vari bambini che hanno vinto e che hanno partecipato.